ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio fare questo get ready with me chiacchiericcio. Mi piacciono un sacco questi video chiacchiericci, sono tutta emozionata. E ho fatto questo video get ready with me su un trucco da giorno. Quindi questo è il mio trucco da tutti i giorni, semplice da realizzare, non ci sono appunto passi complicati. Bastano un paio di colori per gli occhi e le labbra naturalmente sono completamente opache. Tra l'altro oggi, dico naturalmente perché io ho sempre le labbra completamente opache, anche gli occhi in realtà sono completamente opachi, ed ho utilizzato per la prima volta il rossetto di Kylie Cosmetics, quindi così potete vedere anche l'applicazione e il risultato di questo che si chiama Candy Kay. Quindi questo trucco da tutti i giorni, facile da realizzare, spero che vi piaccia, vi mando un bacio enorme e alla prossima, ciao! Inizio con il The Pore Professional di Benefit. Amo questo stick perché mi opacizza la pelle. E purtroppo qualsiasi fondotinta io usi, dopo un po' inevitabilmente la mia pelle diventa lucida. Poi applico la Lip Insurance Original, questa è una base per il rossetto, l'applico all'inizio così prima di arrivare al rossetto si è già opacizzata per bene e tra l'altro idrata anche un po' le labbra. Ora fondotinta e passo all'Infallible Sculpt di L'Oreal. Non ho potuto usare questo fondotinta per mesi perché avevo un problema di acne, ve ne ho parlato che era terribile, anzi devo farvi anche il video riguardo alla mia esperienza perché veramente, cioè, ho avuto un periodo che dovevo coprire la pelle con strati e strati di trucco. Adesso sono rimaste soltanto qualche puntino, però se n'è andata finalmente, quindi posso tornare a usare questo fondotinta che, come vi dicevo nel video dei preferiti del 2016, è uno dei miei fondotinta preferiti di sempre, però non copre tantissimo ma dà un effetto super super naturale, quindi amo questo fondotinta e mi piace usarlo appunto quando non ho varie imperfezioni, troppe imperfezioni da coprire. Finalmente un video chiacchiericcio perché come al solito ho tante tante cose da dirvi e finalmente ho l'occasione quando faccio questi video chiacchiericci. Tra l'altro vorrei sapere da voi qual è la vostra tipologia di video, quali sono i vostri video preferiti e vorrei che me lo scriveste nei commenti e tra l'altro scrivetemi anche se avete richieste perché sto preparando i video per questo periodo, mi sto un po' preparando le idee perché voglio fare tanti tanti video e mi dispiace avervi un po' trascurati nell'ultimo periodo appunto per via del filler, ma ora che bene o male si è sistemato, potete vederlo, sono più carica che mai per fare tantissimi tantissimi video. Quindi tra l'altro ieri ho avuto gli operai in casa, sono venuti i falegnami e mi hanno, non so se avete visto su Instagram Stories, su Snapchat eccetera, mi hanno costruito degli armadi su misura in varie parti della casa e quindi credo proprio che arriverà un nuovo home tour. Scrivetemi se volete prima un home tour aggiornato perché ci sono tante novità, oppure se volete piuttosto una makeup collection aggiornata. Ora passo al correttore, questo è il Dress Me Perfect Cushion Concealer di Deborah Milano. Questo è uno degli ultimi correttori che mi sono arrivati e ve ne parlavo su Instagram Stories, su Snapchat, perché mi piacciono molto sia il numero 1, che credo sia questo, sì, questo è il numero 1 Light Beige, è un pochino più chiaro, e poi c'è anche il numero 2 che è comunque molto molto chiaro, ma mi piace usare sempre il correttore più chiaro possibile immaginabile per la zona delle occhiaie, anche se questo vira un po' sul giallo come sottotono, preferisco solitamente quelli rosati, ma questo è un po' più chiaro, quindi illumina il viso, illumina lo sguardo. Vado ad applicarlo come sempre con una forma tipo triangolo, molto piacevole stenderlo, mi piace questo applicatore, starei là ad applicarlo per ore, poi un po' qui e un po' sul mento. Di nuovo con la Beauty Blender vado a sfumare il tutto. Poi novità sul matrimonio, allora andrò presto a scegliere il vestito, vado a Verona e voi verrete con me naturalmente, quindi non so se porterò la videocamera a fare un vlog oppure minimo minimo vi faccio vedere tutti i vestiti, una ciglia che se ne va, vi faccio vedere tutti le prove, i vari vestiti che provo, la cosa è super 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 emozionante. Poi, allora, altra cosa per il matrimonio, abbiamo scelto definitivo il menù, siamo stati
nel ristorante la volta scorsa, che appunto è sul mare, quindi è bellissimo. E ora vado a fare un po' di baking con questo pennello, che in realtà è da illuminante, ma prendo la mia cipria trasparente in polvere, dico, della Palma. Io detesto le ciprie in polvere perché svolazzano ovunque e è veramente impossibile non farle, non macchiarsi tutti i vestiti, eccetera. Comunque mi piace molto l'effetto che dà il baking, almeno su di me, quindi forse se avete la pelle scura non lo consiglierei, non lo so, però anche se è, cioè, è ridicolo il risultato in questo momento, fidatevi che poi migliora. Ora vado a prendere la cipria Givenchy, anche di questa già vi ho parlato, mi piace perché illumina il viso ma comunque fissa il fondotinta, e cioè ho fatto il baking anche sui capelli, rendiamoci conto, Nicole, e vado a distribuire meglio la cipria, punto 1, che già ho steso sotto gli occhi e non so perché oggi mi è andata a finire sul naso, sui capelli, un po' ovunque, e poi nel contempo stendo anche questo di Givenchy. Direi che basta perché ho già steso un chilo di cipria. Ora facciamo un po' di contouring e oggi voglio usare un pennello che non ho mai usato, ma ho sentito dire che è fantastico per il contouring, quindi vedremo insieme, facciamo esperimenti oggi. Eccolo, questo è il pennello. Ho visto dei video in cui le ragazze facevano il contouring con questo pennello e veniva a fare una cosa spettacolare senza neanche sfumare, quindi oggi voglio provarlo anch'io. Uso questa che in realtà è tipo una cipria Givenchy, siccome io sono color cadavere e questa è molto scura, va molto bene per me, per il contouring. Mi piace l'applicazione con questo pennello. Cosa ne dite? Secondo me è fantastico. Che tra l'altro è un pennello da cipria questo, ma contouring è spettacolare. Siamo stati appunto al ristorante dove faremo la cena. Ci siamo già ovviamente prenotati la chiesa, ma adesso abbiamo prenotato anche l'orario, che sarà alle 4 del pomeriggio, quindi adesso abbiamo anche l'orario e poi appunto andiamo a cena e io vi giuro sto già sperando che quel giorno sia bel tempo, cioè non so perché, ma ho paura che piova. Ora faccio un po' di contouring anche qui sulla fronte, sulle tempie. Così eliminiamo un po' l'effetto cadavere, cosa dite? E poi abbiamo scelto appunto il menù definitivo, meglio semi definitivo, perché adesso andiamo a provare tutto quello che abbiamo scelto, quindi ci facciamo una vera e propria scorpacciata per andare a provare tutto quello che i nostri ospiti mangeranno quel giorno, che anche noi mangeremo quel giorno, per vedere se va tutto bene, eccetera. Quindi se qualcosa non ci piace, eccetera, lo cambiamo, ma altrimenti appunto abbiamo scelto tutto quanto. Mi hanno detto che non si usa molto il colore rosso nei fiori, cos'è sta cosa? Il colore rosso nei fiori, nei matrimoni, e quindi abbiamo pensato di eliminare le rose rosse e quindi di avere soltanto rose bianche e rose rosa. Voi che ne dite? Siete mai stati ad un matrimonio dove la sposa aveva nel bouquet qualcosa di rosso? Io mi sembra di non aver mai visto, devo dire la verità, però secondo me non era male come idea, però non vorrei che poi fosse davvero strana come cosa. Chissà che io riesca a fare il contouring anche del naso con questo coso, vediamo. Prenderemo la fine proprio del pennello, e sono anche Miss Pigrizia sinceramente, perché i pennelli sono tutti là, io non ho voglia di andarne a prendere uno decente, però secondo me funziona. Altra cosa che abbiamo deciso sarà la macchina con cui io arriverò in chiesa, e sarà la Porsche della mamma di Tomas, che è decapottabile, rossa, è una figata quella macchina, e quindi sono stata io a chiederle se potevo arrivare con la sua, e quindi anche questo è deciso. Un'altra cosa che ho deciso è
che voglio la coroncina, non so perché, ma mi sono fissata che voglio una coroncina piccolina, tipo non un diadema, come si chiamano quelle, le tiare, insomma questa coroncina, che secondo me è una figata, non lo so, tipo principessa. Ora blush uso il California, che io chiamavo California, ma vi giuro che, cioè, o non so leggere, invece c'è scritto Gal California, che è appunto uno, anzi l'ultimo blush uscito da Benefit, che è questo pesca illuminante. Altra cosa che abbiamo deciso, ah sì, abbiamo scelto il fotografo, che sarà un fotografo sloveno che ci farà il book, ci farà appunto tutto, insomma, il servizio classicissimo, e che voi tra l'altro credo proprio vedrete anche nel video, perché altra cosa che ho scelto, e questa è stata una delle prime cose che io ho preparato, ho chiesto ad un nostro amico di filmare il tutto, quindi quel giorno abbiamo già l'addetto alle riprese, che appunto questo nostro amico, spero sì, riuscirà a godersi il matrimonio, perché gli ho detto ti prego devi filmare, io devo avere tutto, quindi ho già pensato a voi, la prima cosa che ho pensato a voi praticamente. Ora illuminante prendo questo di Too Faced, che si chiama Sweet Peach Glow della collezione Peach, e profumo di pesca inevitabile darci una sniffatina ogni volta, e vado a stenderlo un pochino. Prendo questo, che perché tutti e tre sono colori illuminanti, ma questo è una terra illuminante, questo è un blush illuminante, questo invece è un illuminante illuminante, e quindi vado a stendere l'illuminante così sulla punta del naso, poi sopra agli zigomi. Poi per le sopracciglia vado ad usare la mia matita per sopracciglia Clarin, volevo usare quella di Diego Della Palma, ma tipo l'ho finita oggi, e quindi vado ad usare questa, che comunque mi piace molto, ma l'altra è un pelino più scura e quindi credo sia un po' più adatta a me, o forse sono io che voglio le sopracciglia troppo scure, non lo so. Comunque vado semplicemente a seguire la linea naturale delle mie sopracciglia, vado a riempire gli spazi. Insieme mi avete scritto alcune, come immaginavo, come su Instagram Story, su Snapchat, alcune mi hanno detto sì, prendi le Gucci con la pelliccia, quelle rosa sono bellissime, le scarpe intendo, altre mi hanno detto oddio sono orripilanti, stai scherzando, ovviamente sono fuori fuoco, quindi non ho deciso ancora se riguardo quelle scarpe. Una cosa però che mi avete detto in tante, devo dire, è di dare un'occhiata alle sneakers Gucci, e sono molto molto carine, quindi magari prenderò proprio quelle, vedremo. Adesso pettiniamo con l'altra parte della matita le sopracciglia, sempre verso l'alto. Io devo sempre sempre stare attenta a tagliarle le mie sopracciglia, perché altrimenti arriverebbero fino qua. Quando le pettino sono lunghissime, io detestavo le mie sopracciglia da piccola, e adesso tutto ad un tratto vanno di moda le sopracciglia folte, scure, e cioè, quindi grazie al cielo finalmente. Poi vado a fissare le sopracciglia con la Mr. Eyebrow di Givenchy, che è molto molto pratica e utile, va a fissare la matita sulle sopracciglia e le tiene a posto. Ora vado ad applicare il primer occhi, questa è la Stay Don't Stray di Benefit. Questo è uno dei miei primer preferiti, non so se l'ho menzionato nel video sui preferiti dell'anno scorso, ma è un ottimo primer, molto leggero, si sfuma bene e naturalmente, insomma, blocca l'ombretto per tutto il giorno. Un altro video che io voglio assolutamente fare, mi è venuto in mente adesso, è il video su come mi truccavo alle superiori. Io vi giuro, cioè, ci penso tante volte, oh mio Dio, come mi truccavo in quel periodo, quindi secondo me potrebbe essere interessante, anche perché ho notato, e ragazze mie coetanee, non so se avete notato anche voi, ma noi quando eravamo più piccoline, tipo ai tempi delle medie, insomma alle medie non ci truccavamo nemmeno, credo, almeno io no, ma tipo ai tempi delle superiori, cioè noi non ci sapevamo truccare come le ragazze di adesso. Le ragazze che adesso vanno alle superiori sono tutte tipo Kim Kardashian, sono tutte perfette, e noi invece cioè, non ne sapevamo niente, forse perché non esistevano i tutorial su internet. Mi sarebbe piaciuto essere così brava al liceo, invece ero pessima nel trucco, andavo in giro con una base giallognola più scura e con
tipo solo la matita applicata all'interno dell'occhio, che ho iniziato ad applicare tipo in quarta o in terza, perché prima non ero capace neanche a fare quello. Quindi non lo so, fatemi sapere se potrebbe essere una cosa interessante. È sicuramente comica come cosa, perché mi truccavo in modo imbarazzante. Però mi piacerebbe farlo quel video, anche per rispolverare un po' i tempi. Non lo so, ditemi voi se, non lo so, magari vi piace come idea. Ora vado a prendere la Natural Matte Palette di Too Faced. Io amo questa palette, quando non so che palette usare così prendo molto spesso questa, perché ha tutti i colori per un trucco, sia naturale che un po' più scuro. E sono tutti completamente opachi, sapete che mi piacciono sia gli ombretti opachi che i rossetti opachi, insomma, hashtag vita opaca, non suona bene. Comunque vado ad applicare il colore, quello, il beigeolino chiaro, su tutta la palpebra dell'occhio. Poi vado a prendere questo, che è un colore bellissimo di Make Up For Ever, e lo uso molto spesso ultimamente, ed è un tipo un, perché volevo usare questo della palette, che anche questo viene un po' sull'arancio, quindi fa risaltare gli occhi chiari, però questo è un po' più scuro, quindi lo useremo dopo. Magari adesso vado ad utilizzare questo, appunto, che è un marroncino rossiccio non troppo scuro, e lo stendo soltanto all'interno della mia piega per darle un po' di definizione, ma anzi scendo un po' anche verso la palpebra mobile. Ora, sempre della mia palette Too Faced, vado a prendere questo colore di cui parlavamo poco fa, che si chiama Chocolate Cookie, e lo stendo solo sulla palpebra mobile, parto dalle ciglia e lo porto verso l'alto. Ora vado a prendere Cashmere Bunny, questo marroncino, un color caffè latte, lo descriverei io, e vado a stenderlo all'interno della piega dove i due colori si incontrano, così li sfumiamo per bene e diamo un po' di tono freddo a questo trucco, che altrimenti sarebbe troppo caldo forse. E ora segno le mie ciglia inferiori con il pencil brush e uso sempre Chocolate Cookie. Mi fermo con il colore più o meno a tre quarti della palpebra mobile, perché altrimenti vado ad appesantire troppo l'occhio, quindi all'interno dell'occhio stenderò un colore un pelino più chiaro. Riprendo Cashmere Bunny, il marroncino chiaro, e vado a stendere questo appunto all'interno della mia rima inferiore. Ultimamente non so perché, ma non sto più usando eyeliner a pennarello, mi piace un look un pochino più naturale, quindi vado ad usare una matita, questa è un marrone scuro, uso molto le matite marroni ultimamente, non tanto quelle nere, non so perché, e quindi vado a periodi un po' io nel trucco, e questa è la 24/7 Velvet di Urban Decay, mi piace perché ha un finish opaco anche questa, tutto opaco, anche le matite, e poi e la stendo appunto sulla rima superiore lungo l'attaccatura delle ciglia. La stendo anche all'interno appunto nella mia rima, e ho sempre usato matite nere, ma appunto ultimamente preferisco quelle marroni, sono un po' più naturali ma comunque danno definizione. Ora non mi resta che applicare il mascara, questo è il mitico Born This Way di Too Faced. Quando applico il mascara faccio sempre delle facce assurde. L'unica cosa che per il matrimonio ancora non abbiamo trovato sono le bomboniere. Questa sta diventando la, cioè, il problema, perché non so veramente che cosa fare, non so. Tomas dice che più o meno gli è indifferente, perché lui nemmeno sapeva cos'erano le bomboniere, e io nemmeno sinceramente, cioè so che sono tipo degli oggetti, ma che oggetto? Quindi voi continuate, vi prego, a darmi consigli, suggerimenti, se vi siete sposate, cosa avevate voi come bomboniera, oppure se siete andate ad un matrimonio o a più matrimoni, che cosa c'era come bomboniera e cosa vi è piaciuto e cosa invece no. Aiutatemi anche con questo, cioè cosa avete ricevuto e non vi è piaciuto ed è stata una cosa che avete buttato, perché
per me l'importante è che non faccia questa fine. Ora passiamo alle labbra. Prima stenderò la matita Diego Della Palma, questa è la numero 70, è un nude, ma sono tutta felice e raggiante perché oggi per la prima volta indosseremo il Kylie Matte Liquid Lipsticks, quindi i rossetti liquidi di Kylie Cosmetics che finalmente ho ricevuto dopo tipo un mese che erano fermi alla dogana. La stendo un po' anche al centro delle labbra perché farà da ulteriore base al rossetto che durerà di più. E poi finalmente passiamo appunto al rossetto liquido, questo si chiama Candy K ed è un nude. Ho provato questi rossetti, li ho sfocciati sulle mani, appena sono arrivati ci mettono circa 30 secondi, un minuto per asciugarsi, poi diventano completamente opachi. E hanno un profumo di vaniglia buonissimo, ve lo sapete, io ho la fissa per i prodotti profumati e questi sono buonissimi. Ok, ora non mi resta che fissare il mio trucco, userò il Fix Makeup di Claren, giusto un paio di spruzzatine. Aspettiamo che si asciughi anche questo. Nel frattempo le labbra sono completamente opache. Un sacco questo rossetto. Quindi questo è quanto per il trucco di oggi. Appunto il trucco mio da tutti i giorni, anche abbastanza veloce da fare. Niente eyeliner complicato, niente di complicato appunto. Vi dico la verità, a volte non metto nemmeno la matita sulle labbra. Oggi l'ho messa per farle un pochino più definite, però spesso non metto neanche quella, cioè viva la pigrizia. Comunque questo è tutto, io adesso esco a cena con il mio papà e Tomasi, io vi mando un bacione gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!